In collaborazione con Libreria Zuckerman per gli appassionati del vintage, dove trovate libri antichi o di seconda mano, cartoline, fotografie, stampe e tanto altro. La libreria acquista regolarmente dai privati e si rifornisce costantemente. In via Rismondo 1 a Trieste. Mar SRL. Da 16 anni forniamo assistenza per le caldaie di marca Vaillant, Baxi e Chafoteau a Trieste, Gorizia e rispettive province. Ci trovi in via Baiamonti 63 a Trieste e via Rossini 13, Monfalcone. Trattoria alla Torre, un punto di riferimento per uno spuntino veloce, un rebequin o un pranzo di lavoro. Cucina casalinga con un occhio di riguardo alla tradizione del territorio e sempre alla qualità. Da più di 30 anni la Filippi Serramenti è il punto di riferimento per il serramento di qualità a Trieste. Produciamo ed installiamo serramenti in alluminio, in PVC, alluminio legno, porte per interni, porte blindate. Contattateci per un preventivo gratuito. Filippi Serramenti è a Trieste, in via Caboto 23. Eccellente ristorante, nel cuore di Trieste, il luogo ideale per il tuo business lunch o una cena raffinata. Per prenotazioni chiama lo 040 20 38 634. Eccellente ristorante, in via Trento 7, a Trieste. Oggi Angoli Trieste vi racconta la storia e le curiosità della Kleine Berlin, meglio conosciuta come la piccola Berlino. All'interno di questo museo scavato nel cuore della città è come se il tempo si fosse completamente fermato. Tutto è rimasto uguale come in quel lontano 1944. Tra le storie più singolari avvenute all'interno della Kleine Berlin c'è anche il racconto di due sarte triestine che, trovandosi nel bunker tedesco, scoprirono qualcosa di impensabile per il periodo. Entrano nella galleria italiana, arrivano alla porta di collegamento con quella tedesca, bussano, il tedesco che era di guardia apre e fa: che cosa vogliono? E dicono: noi siamo le sarte, dobbiamo cucire, questo è urgente. Allora che il tedesco la fa sedere vicino delle panchine, ci sono delle signore, qui c'erano donne, bambini tedeschi, gli uomini fumavano in silenzio, ti parlavano piano, sarà stata un po' la paura, un po' l'emozione. La signora deve recarsi al bagno e chiede dove ci sono i gabinetti. Una signora gli indica una porta vicino, lei apre, ha detto: mi ricordo come oggi, alla mia destra c'era un lavandino con l'acqua corrente, in fondo c'era un muro con una porta, era il Vespasiano per i maschietti, e alla mia sinistra c'erano 5 cabine di legno. Apro la porta, cosa vedo? C'è la tazza in ceramica, lo sciacquone, ma soprattutto cosa? I tedeschi avevano la carta igienica. Era un lusso che nessuno a Trieste poteva permettersi di avere. All'epoca si utilizzava cosa? Il quotidiano del piccolo. Lo si teneva a pezzettini e poi lo si appendeva su un chiodo e lo si utilizzava nel momento del bisogno. Ecco, perciò una duplice utilità del piccolo, oltre ad essere letto come informazione, anche questo uso un po' diverso. Per il fatto che la signora cosa fa? Fa i suoi doveri, sta per uscire e vede la carta igienica. La prende e la mette via. Esce, va dall'amica e fa: vai al gabinetto. Fa: no, no, non mi tiene, vai al gabinetto. Ma no, non mi tiene, vai al gabinetto. Non nel primo ma nel secondo. L'amica va, entra, dopo un poco esce. Hai fatto? Sì, sì, fa l'amica mostrando la carta igienica. Tutti quanti facevano la fila con la carta del giornale, noi con la carta igienica. Pensate che Trieste ebbe una grande fortuna, fu bombardata solo il 10 giugno del 1944 e fu così che il comune di Trieste decise di costruire 19 ricoveri antiaerei all'interno di ogni colle triestino. Ci troviamo all'interno della Kleine Berlin, un ricovero antiaereo della Seconda Guerra Mondiale. Se passiamo per la via Fabio Severo, noteremo lungo il muraglione di via Romagna che ci sono ben 4 ingressi di gallerie. Ma attenzione! Sono dei ricoveri ben distinti, uno tedesco e uno italiano. Comunque la Kleine Berlin è interessante da un punto di vista storico, perché possiamo dire che è un luogo della memoria. Questa galleria tedesca conserva alcune testimonianze della Seconda Guerra Mondiale, ma soprattutto di quello che fu il periodo d'occupazione tedesca del territorio, ovvero l'Adriatici Küstenland.
All'interno di questa galleria, che si presenta lunga circa 500 metri, troviamo una formazione particolare di aspetto architettonico, un po' a spina di pesce. Ci sono 6 gallerie laterali alla destra e 5 gallerie laterali a sinistra. Sono sfalsate, questo in caso se casomai una bomba o un qualcosa esplodeva all'interno, non si sarebbe propagata l'onda d'urto. Grazie ai membri del Club Alpinistico Triestino, oggi all'interno della piccola Berlino vengono organizzate mostre e visite guidate per permettere soprattutto alle nuove generazioni di perpetuare la memoria storica di questi luoghi. Abbiamo disegnato in una galleria quelle che sono rimaste le uniche testimonianze della Seconda Guerra Mondiale. Due S, che sarebbe uscita di sicurezza, la I e la P. L'US è praticamente, come dicevo, uscita di sicurezza. Non è che essa indicava l'entrata e l'uscita di un ricovero casalingo, perché all'epoca c'era l'obbligo in ogni condominio di avere nella parte più bassa, in cantina oppure nel primo piano, un ricovero per tutta la popolazione che abitava quello stabile. E all'esterno bisognava disegnare questa US. Se fate attenzione, passeggiando per la città ne potete trovare tantissime. Queste frecce servivano alle squadre di soccorso. Se eventualmente una bomba colpiva lo stabile e crollava, le squadre di soccorso arrivavano davanti alle macerie e si chiedevano: ci sarà qualcuno vivo nel ricovero casalingo? Beh, forse anche sì, ma dove scaviamo? Cercavano praticamente la freccia, scavavano in quel punto perché lì dietro c'era il ricovero casalingo. Per questo motivo noi triestini chiamavamo non uscita di sicurezza, ma bensì ultima speranza, oppure anche ultima sigaretta, perché all'interno non si poteva fumare. O poi, quando sono arrivati gli americani, hanno visto che Trieste avevano tutte queste US e pensavano che fosse United States. Cioè, di fatto si facevano fotografare tutti contenti, dicevano: qui stanno inneggiando a noi. Invece era praticamente semplicemente un servizio di protezione civile. La I di idrante, quelle se ne vedono ancora tantissime, ma quello che è interessante sono delle P. In un cerchio sono delle P nere, che non indica posteggio, e per questo lo dico sempre ai ragazzini quando vengono qui: non posteggiate il motorino vicino a queste P, perché prendete la multa, perché indicavano presa o pozzo. Cosa voleva dire? Che lì sotto, da qualche parte, c'è un pozzo di 10 metri quadrati, 100 metri cubi di capacità, che doveva contenere dell'acqua che i vigili del fuoco potevano attingere nel caso un bombardamento avesse colpito l'acquedotto e non ci fosse stata l'erogazione dell'acqua. Praticamente sotto ogni piazza di Trieste ci sono questi serbatoi. Sono praticamente abbandonati, sono quasi scomparsi, ma se pian pianino, passando per la città, fate attenzione, vedrete che ci sono ancora questi segni del periodo della Seconda Guerra Mondiale. Ma com'era vivere con gli occhi di un bambino l'esperienza di un ricovero antiaereo? Questa abbiamo una testimonianza di un bambino dell'epoca, si chiamava Livio, anzi si chiama Livio, è ancora vivo, e lui ci ha raccontato quello che accadeva anche all'interno. Ci ha detto: sa, noi bambini di notte si dormiva, suonava l'allarme, la mamma di solito lo svegliava, lo vestiva col cappottino, con gli scarponcini, perché nelle gallerie fa freddo e umido, bisogna essere vestiti bene. Poi la mamma prendeva sempre con sé uno zaino, bisognava avere sempre con sé una coperta, un seggiolino per sedersi e soprattutto salvare le poche cose preziose di casa. Si correva all'interno di queste gallerie e ci si sistemava lì aspettando che finisse il bombardamento. Ma comunque ci si salvava la vita. Qual era il problema? Quando uscivi, tu rientravi a casa e la tua casa non c'era più, bombardata. Avevi perso tutto. Cosa possedevi? Quella valigetta con quelli all'interno che c'erano quelle poche cose, il tuo seggiolino, una coperta e nient'altro. I bambini, logico, che si divertivano, mi hanno contato che all'interno delle gallerie si divertivano, giocavano praticamente i bambini con i soldatini, le bambine con le bambole, si divertivano perché c'era sempre chi cantava, chi pregava, chi diceva parolacce, però comunque ci si riusciva a salvare la vita, e l'incognita era solamente quando uscivi, praticamente se la tua casa era ancora intera. Tra i reperti conservati colpisce una parte del timone di coda di un bombardiere americano affondato nel mare di Grado. Nel 1945 un B-24 parte dalle basi della Puglia, arriva sopra la zona di Bressanone, deve bombardare la zona, praticamente viene colpito dalla contraerea,
è il comandante Hanson che praticamente decide di raggiungere la Jugoslavia, fa rotta verso questo territorio che era libero perché comandato dai partigiani. Purtroppo l'aereo non riesce praticamente a volare, dei 4 motori 2 sono fuori uso, perciò decide di puntare direttamente verso il Mar Adriatico e arriva a Grado. Lì tenta un ammaraggio, purtroppo non ce la fanno, tutti i componenti dell'equipaggio sono morti. Sono passati praticamente 80 anni, si sapeva che questo aereo al largo di Grado c'era, ma nessuno sapeva esatta l'ubicazione. Stefano Caressa, che è un sub veneziano, riesce praticamente a trovare il punto esatto dove è caduto questo aereo. Fa delle immersioni, trova praticamente il delitto e quello che è importante, ci sono ancora dei resti di questi aviatori americani. La Marina Militare Americana invia una nave di recupero e praticamente riescono a recuperare alcuni di questi piloti. Il relitto è lì abbandonato, viene recuperata una parte del timone di coda e verrà poi consegnato al CAT, siamo noi, per poter avere questo memoriale che ricorderà per sempre questo sacrificio di questi aviatori che sono morti nel mare di Grado. Abbiamo questo relitto, abbiamo questo pezzo, è messo in esposizione, raccontiamo la loro storia, è un memoriale di quello che è successo durante la Seconda Guerra Mondiale. Interessante è che il ricovero tedesco presenta tutta una pitturazione bianca, la malta idraulica, uno spessore di 45 cm di calcestruzzo, ci sono le fognature, abbiamo i servizi igienici, ma soprattutto cos'ha? In una galleria laterale c'è un pozzo. Praticamente non un pozzo di reazione che serviva al ricambio dell'aria, ma bensì un pozzo di comunicazione, perché questa galleria comunicava con la famosa Villa Ara di Angelo Ara, dove il generale Globocnik nel 1943, quando viene a Trieste, la requisisce e ne fa la sua dimora. Questo pozzo oggi è chiuso e oggi non c'è più nemmeno la Villa Ara, ma però possiamo avere questa testimonianza perché all'interno della nostra galleria abbiamo fatto la ricostruzione di questa scala a chiocciola che portava al vano superiore e dopo un altro pozzo di 10 metri bucava nel giardino della villa di Globocnik. Un altro collegamento con questa galleria era il tribunale, perché non dimentichiamoci che nel 1943, dopo l'8 settembre, i tedeschi occupano il territorio e praticamente realizzano l'Adriatische Küstenland. Qui viene Rainer, Gauleiter della Carinzia. Questo signore viene a Trieste, requisisce il tribunale e ne fa la sede amministrativa. Per tale motivo, Globocnik in Villa Ara, Rainer in tribunale, decidono di costruire questo ricovero a loro uso e consumo. Praticamente c'è anche un passaggio, oggi interdetto e chiuso, che portava all'interno del tribunale. Questa galleria praticamente, come dicevo, è lunga 500 metri e praticamente comunica con la Galleria Comunale Italiana, che è anche interessante da visitare perché l'aspetto architettonico tra le due gallerie è completamente diverso. Qui, come dicevo, pitturazione bianca, malta idraulica, spessore 45 cm di calcestruzzo, italiana 15, acqua di percolazione. E sta di fatto che all'interno della galleria italiana c'è una specie di torrente. Noi lo chiamiamo il rio Globocnik perché nasce qui all'interno e finisce praticamente prima di uscire nella galleria. Costantemente, tutto l'anno, c'è questo velo d'acqua e che, portando anche il famoso calcare, la calcite, realizza cosa? Delle bellissime stalattiti, stalagmiti, che praticamente sembra proprio di avere una groticità. Sta di fatto che la galleria italiana è famosa per questo motivo, perché rispecchia quello che praticamente era la differenza tra la popolazione civile italiana e quella tedesca. All'interno della nostra struttura abbiamo poi realizzato anche delle mostre, perché noi qui ogni anno facciamo delle mostre, facciamo delle conferenze, visite guidate, soprattutto rivolte alla popolazione, ai ragazzi e alle scuole, perché sono loro che devono conservare questa memoria di questo luogo. È bello poter scoprire tante storie di persone che sono vissute nella nostra città e ringraziamo il CAT per averci permesso di rivivere un pezzo di storia di Trieste. In collaborazione con Libreria Zuckerman per gli appassionati del vintage, dove trovate libri antichi o di seconda mano, cartoline, fotografie, stampe e tanto altro. La libreria acquista regolarmente dai privati e si rifornisce costantemente.
in via Rismondo 1 a Trieste. Mar SRL. Da 16 anni forniamo assistenza per le caldaie di marca Vaillant, Baxi e Chaffetot a Trieste, Gorizia e rispettive province. Ci trovi in via Baiamonti 63 a Trieste e via Rossini 13, Monfalcone. Trattoria alla Torre, un punto di riferimento per uno spuntino veloce, un rebequin o un pranzo. In collaborazione con Libreria Zuckerman, per gli appassionati del vintage, dove trovate libri antichi o di seconda mano, cartoline, fotografie, stampe e tanto altro. La libreria acquista regolarmente dai privati e si rifornisce costantemente. In via Rismondo 1 a Trieste. Mar SRL. Da 16 anni forniamo assistenza per le caldaie di marca Vaillant, Baxi e Chaffetot a Trieste, Gorizia e rispettive province. Ci trovi in via Baiamonti 63 a Trieste e via Rossini 13, Monfalcone. Trattoria alla Torre, un punto di riferimento per uno spuntino veloce, un rebequin o un pranzo di lavoro. Cucina casalinga con un occhio di riguardo alla tradizione del territorio e sempre alla qualità. Da più di 30 anni, la Filippi Serramenti è il punto di riferimento per il serramento di qualità a Trieste. Produciamo ed installiamo serramenti in alluminio, in PVC, alluminio legno, porte per interni, porte blindate. Contattateci per un preventivo gratuito. Filippi Serramenti è a Trieste, in via Caboto 23. Eccellente ristorante, nel cuore di Trieste, il luogo ideale per il tuo business lunch e una cena raffinata. Per prenotazioni chiama lo 040 20 38 634. Eccellente ristorante, in via Trento 7, a Trieste. Oggi Angolo di Trieste vi racconta la storia e le curiosità della Kleinen Berlin, meglio conosciuta come la piccola Berlino. All'interno di questo museo scavato nel cuore della città è come se il tempo si fosse completamente fermato. Tutto è rimasto uguale come in quel lontano 1944. Tra le storie più singolari avvenute all'interno della Kleinen Berlin c'è anche il racconto di due sarte triestine che, trovandosi nel bunker tedesco, scoprirono qualcosa di impensabile per il periodo. Entrano nella galleria italiana, arrivano alla porta di collegamento con quella tedesca, bussano, il tedesco che era di guardia apre e fa: che cosa vogliono? E dicono: noi siamo le sarte, dobbiamo cucire, questo è urgente. Allora il tedesco la fa sedere vicino delle panchine, ci sono delle signore, qui c'erano donne, bambini tedeschi, gli uomini fumavano in silenzio, ti parlavano piano, sarà stata un po' la paura, un po' l'emozione. La signora deve recarsi al bagno e chiede dove ci sono i gabinetti. Una signora gli indica una porta vicino, lei apre, ha detto: mi ricordo come oggi, lì a destra c'era un lavandino con l'acqua corrente, in fondo c'era un muro con una porta, era il Vespasiano per i maschietti, e alla mia sinistra c'erano 5 cabine di legno. Apro la porta, cosa vedo? C'è la tazza in ceramica, lo sciacquone, ma soprattutto cosa? I tedeschi avevano la carta igienica. Era un lusso che nessuno a Trieste poteva permettersi di avere. All'epoca si utilizzava cosa? Il quotidiano del piccolo. Lo si toglieva a pezzettini e poi lo si appendeva su un chiodo e lo si utilizzava nel momento del bisogno. Ecco, perciò una duplice utilità del piccolo, oltre ad essere letto come informazione, anche questo uso un po' diverso. Per il fatto che la signora cosa fa? Fa i suoi doveri, sta per uscire e vede la carta igienica. La prende, la mette via. Esce, va dall'amica e fa: vai al gabinetto. Fa: no, no, non mi tiene, vai al gabinetto. Ma no, non mi tiene, vai al gabinetto. Non nel primo, ma nel secondo. L'amica va, entra, dopo un poco esce. Hai fatto? Sì, sì, fa l'amica, mostrando la carta igienica. Tutti quanti facevano la fila con la carta del giornale, noi con la carta igienica. Pensate che Trieste ebbe una grande fortuna, fu bombardata solo il 10 giugno del 1944 e fu così che il comune di Trieste decise di costruire 19 ricoveri antiaerei all'interno di ogni colle triestino. Ci troviamo all'interno della Kleine Berlin, un ricovero antiaereo della Seconda Guerra Mondiale. Se passiamo per la via Fabio Severo, noteremo lungo il muraglione di via Romagna che ci sono ben 4 ingressi di gallerie. Ma attenzione! Sono dei ricoveri ben distinti, uno tedesco e uno italiano. Comunque la Kleine Berlin è interessante da un punto di vista storico, perché possiamo dire che è un luogo della memoria.
Questa galleria tedesca conserva alcune testimonianze della Seconda Guerra Mondiale, ma soprattutto di quello che fu lo periodo d'occupazione tedesca del territorio, ovvero l'Adriatic Pilsner. All'interno di questa galleria, che si presenta lunga circa 500 metri, troviamo una formazione particolare di aspetto architettonico, un po' a spina di pesce. Ci sono 6 gallerie laterali alla destra e 5 gallerie laterali a sinistra. Sono sfalsate, questo in caso se casomai una bomba o un qualcosa esplodeva all'interno, non si sarebbe propagata l'onda d'urto. Grazie ai membri del club alpinistico Triestino, oggi all'interno della